Kesselring fu processato nel 1947 per crimini di guerra e fu condannato a morte, ma per condizioni di salute fu messo in libertà. Tornato a casa, fu accolto come eroe ed ebbe il coraggio di dichiarare che gli italiani dovrebbero essergli grati per il suo comportamento, tanto che avrebbero fatto bene ad erigergli un monumento. A tale affermazione, Piero Calamandrei rispose con una famosa epigrafe: «Lo avrai, camerata Kesselring». Andiamo un po' dal giudice, vediamo cosa dice. Lei, signor Albert Kesselring, è accusato di molti crimini di guerra, soprattutto di gente innocente. Come si dichiara? Non colpevole, vostro onore. È stato per una buona causa. Come dichiarate, l'imputato? Non colpevole. E che sia prosciolto dai suoi crimini di guerra. Gli italiani non sanno proprio scegliere. Mi hanno messo in carcere e io addirittura li ho liberati dagli ebrei. Gli dovrebbero fare un monumento. Hai ragione. Non dobbiamo affrontare i nostri problemi. Non dobbiamo fare come quel marinaio che si trovava in una nave che stava affondando e disse: la nave non è mia, non sono fatti miei. E poi affondò con essa. Lo avrai, camerata Kesselring, il monumento che pretendi da noi italiani. Ma con che pietra si costruirà? A deciderlo tocca a noi. Non con i sassi affumicati dei borghi inermi, straziati dal tuo sterminio. Non con la terra dei cimiteri, dove i nostri compagni giovinetti riposano in serenità. Non con la neve inviolata delle montagne, che per due inverni ti sfidarono. Non con la primavera di questi vadi, che ti videro fuggire. Ma soltanto con il silenzio dei torturati, più duro ad ogni macigno, soltanto con la roccia di questo patto, giurato fra uomini liberi, che volontari si adunarono per dignità e non per odio, decisi a riscattare la vergogna e il terrore del mondo. Su queste strade, se vorrai ritornare, ai nostri posti ci ritroverai, morti o vivi con lo stesso impegno. Popolo serrato intorno al monumento che si chiama ora e sempre Resistenza!